welcome to my channel. Raga, dopo quest'intro cazzutissima posso anche chiudere il canale. Raga, oggi sono qui tornato più carico che mai per portare il secondo episodio del Foot Draft Number, una serie che avevo iniziato circa 4-5 giorni fa. Una serie che è andata veramente, ma veramente benissimo, raggiungendo nel primo episodio i 35 mi piace. Raga, prima di iniziare, prima di andare appunto ad incominciare con il video, vi voglio ricordare di lasciare un bel like, raga, di supporto. Cerchiamo di arrivare a 35 like anche per questo episodio, perché ho visto che comunque la serie vi piace e soprattutto allieta anche me, perché raga veramente mi diverto nel vero senso della parola a registrarla. Ovviamente raga, oggi andremo a fare il secondo episodio, nel quale andremo a scegliere esclusivamente i giocatori che si troveranno nella seconda posizione all'interno delle 5 scelte del draft. Quindi raga, qualcosa di molto semplice. Ovviamente è difficile vincere il draft scegliendo sempre un determinato ruolo, una determinata carta all'interno delle 5, perché comunque si va a danneggiare l'intesa, e quindi raga lo prendiamo altamente nell'arco. Detto questo, direi di andare subito a incominciare. Vediamo appunto qual è il modulo. Ovviamente raga, come possono scegliere il 4-3-3, anche perché abbiamo la possibilità di trovare Messi, Ronaldo e Neymar. E infatti, secondo giocatore, non potevo mai trovare Ronaldo a Titi, raga, mamma, voglio piangere. Marra e Iniesta If. Ci tocca prendere appunto il nostro Beniamino Hulk come attaccante. Sergio Aguero, anche qui c'è uscito Ronaldo, che palle. Mentre qua ti guarda l'ala sinistra, troviamo Ronaldo Totti. Che partenza assurda, che partenza assurda. Guarda il tridente assurdo, dobbiamo solo cercare di fare un po' l'intesa, che la vedo veramente una cosa molto difficile. Raga, questa è la squadra dopo aver fatto tipo 1000 cambiamenti. Credo che sia la migliore opzione. Ho cercato di inserire Aubameyang, che è quello con 99 velocità, quindi lo dobbiamo usare al meglio. Poi ho messo Royce, che raga lega sia Aubameyang che con Gundogan. Ho deciso di mettere Aguero da COC, così magari lo metto a legare con Sterling, quindi raga l'intesa sale un pochetto. Comunque 65 di intesa, non proprio malvagissima come squadra. Ovviamente raga è sempre difficile vincere con queste squadre, quello è appunto l'intento di questa, diciamo, questa serie, proprio quello di vincere avendo appunto qualche difficoltà. Not bad, not bad. E detto questo, andiamo subito a cercare un avversario. Bella. Infatti ha una squadra che raga nel draft ci sta. Ci sta Muriel, De Guzman, Marchisio. Ci sta. E la cosa che mi fa paura è quel Muriel qui, che raga fa cagare tutto. Però raga, si inizia, abbiamo Aubameyang con 99 di velocità. Cioè raga è tipo una Lamborghini in un parco comunale. Cioè raga fa paura. Aguero, golasso al primo minuto. Sergio Aguero, raga, ha sfondato la porta. Quanto è forte. L'arbitro me fa le ostruzioni. Ma se l'arbitro me fa le ostruzioni, la palla va meglio, anche può correre con 99 di velocità. Sergino se n'è andato. Sergino ha visto Aubameyang, che può correre. Aubameyang! Oh oh oh! 2-0 al 27esimo. Pierre-Emerick Aubameyang. Mamma mia, raga, chi lo ferma, raga? 99 di velocità, chi lo ferma? Ste cazzate ci costano i gol. Io lo dico sempre, se vede proprio. Palle in avanti, palle in avanti, palle in avanti. Non ci facciamo inculare così, non ci facciamo inculare così. Ah, meno male. Mamma mia, se può correre Pier. Serve lui. Marcolino, non ci credo, come ha fatto a sbagliare. Ronaldo, Ronaldo, il gol della merda. Il gol della merda per Aubameyang. Credevo sbagliasse, invece no. Pier Emerick Aubameyang, 3-1. Sì cazzo. Non dobbiamo prendere col cheat, santa madonna. Madonna, madonna proprio. Che cazzo sto a dire? No, fischia arbitro, bravissimo. Raga, prima partita terminata. Abbiamo vinto, quindi raga voglio un like proprio instant. Raga, come l'abbiamo vinta non lo so. Aubameyang è un treno, che ero Dio. Cristiano Ronaldo, non lo stiamo letteralmente cagando. Quindi raga un like è d'obbligo. Ora la seconda partita, bella.
Raga, vediamo sulla squadra. Squadra della Madonna. La cosa non è che tanto è forte la squadra, perché raga, comunque lo è Ronaldo, Totti. Raga, non è scarsa. Ma raga, il fatto che hai l'intesa, cosa che noi non abbiamo per niente. Porca marimba. Gareth Bale. Bale. Oh, raga, mi sta a fare gli sgambetti. Te lo meriti tutto. Ronny. Un esempio in mezzo. Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang. Cacchio, qui la sblocca lui. 1-0 al quindicesimo. Dai cazzo. Dai Aubameyang, è Dio sto giocatore. Mamma mia. C'è un angolo più che meritato. Ancora fuori, proviamo a ributtarla fuori nella spesa scatola. Ma raga, che testata che ha dato quello. Ronaldo, palla per Aguero, che è molto più veloce di lui. Aguero, palla in mezzo, tira. Ma tira però. Lo sapevo. Ed esci portiere però, cazzo. 1-1. La firma lui, Jackson Martinez. Che giochetto di Ronaldo. Vuole il gol personale, però la palla arriva a Aubameyang, neanche. Sterling, anche lui è un asso, è una freccia. Sterling. Tiro di merda. E la palla per Sergio Aguero. Cross in mezzo, vuole per Aubameyang, non ci arriva. Palla a Ronaldo. Fuori aria, Ronaldo, gollasso, regà! Cristiano Ronaldo, la magia del calcio, 2-1, regà, mamma mia che gollasso che ho fatto con Ronny, mamma mia, grande finta, limite dell'aria, poi tiro, ma incrociare, mamma mia, Ronaldo è quel che è, ma no, ti prego, e ora voglio la canzoncina. Cioè, classici rigori. Devo solo sperare che la butta a sinistra, come io spero e credo. Ronaldo, no, destra, lo sapevo. Perché ce la stavamo giocando, la stavamo vincendo con una squadra veramente approssimata. E porca puttana, io ci credo ancora, 90esimo. Dai, credo in te. Ronaldo si è fatto tutto il campo e ora me la deve parare, ovviamente, cose che non hanno mai parato all'interno di FIFA. Quindi raga, il video finisce qui, abbiamo perso anche questa seconda chance di episodio, di stagione. Nel prossimo episodio continueremo con la terza posizione all'interno del draft. Per oggi comunque siamo riusciti a fare una vittoria, not bad raga. Purtroppo siamo stati sfigati, potevamo vincere anche questo e continuare. Ci ha dato 3 pacchetti raga da 7.5k tipo. Raga, 2 da 7.500 più 1 da 5.000, raga, nella speranza di trovare qualcuno, cosa abbastanza difficile. Raga, non trovo un if dai tempi di FIFA 13. Cioè, raga, veramente cose assurde. Non dico un if, ma anche un upgrade di ruolo, un change di ruolo, ti prego, DC. Ultimo pacchetto a 7.5k, raga, ci credo, nella speranza di trovare qualcuno di buono, qualcuno di buonissimo, Biabiani. Quindi raga, il video finisce qui, io spero che comunque vi sia piaciuto, ho dato del possibile, raga, venendo da tutto ciò che avevo per vincere le partite, ovviamente raga sono stato abbastanza sfigato a... raga, dopo sta battuta veramente mi merito un dislike, però no raga, non lo fate, lasciate un like di supporto. Veramente raga, è stato qualcosa di scandaloso, il rigore all'ultimo raga, è un gol, il gol del pareggio preso veramente come i dementi. Anche per oggi è tutto, io spero comunque vi sia piaciuto, raga, cerchiamo di arrivare almeno a 40 like per questo fottuto episodio. Raga, ci metterò un macello a editare perché sono due partite e come sapete io ne edito sempre una alla volta, non sono abituato, quindi veramente ci metterò tantissimo. Veramente fatemi sapere cosa ne pensate di questa serie qui sotto nei commenti. Ripeto, cerchiamo di arrivare a 40 mi piace. Noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella, regà.